Forse adesso deve funzionare un pochettino meglio. Tanto vado un attimo a cancellare il video di prima, che tanto non è un cacchio. Comunque, Siaro, se ci sei ancora. Lino non c'è stasera. Arriva appunto dopo. Quindi, sì, sono da solo in live stasera. Ok, vediamo se sta funzionando un po' meglio. Mi sembra di sì, eh. Adesso controllo un secondo e poi ci sono. Fatti un attimo vedere, proviamo un po'. Partisse. Ok, mi sembra fluido. Ok, perfetto, va bene. Allora niente, abbiamo utilizzato le impostazioni dell'altra volta, quindi la qualità è quello che è. Vabbè. Boh, scusatemi. Allora. Siamo appena tornati dalla commissione riguardante quella roba, come si chiama quel tizio là? Nakanohara, quello che è. E cos'è che dovrei fare? Fatemi pensare, ok. Dovevo aumentare la perizia o il coraggio. Quindi, o guardiamo il film, oppure si esce. Forse però uscire non si può. Esatto. Ok, a posto ragazzi. Allora ci guardiamo il film che abbiamo noleggiato. Fatemi vedere un attimo. Tutto a posto. Allora. Una cosa, hanno dei messaggi da leggere? No, no, no. C'è anche il prossimo bersaglio come. Ok, perfetto. Allora niente. Vai. Ci guardiamo questa serie. Visto che ci serve un po' di coraggio. È la storia di un investigatore che cerca di scoprire la verità dietro alcuni eventi soprannaturali. Atmosfera così sinistra, sento crescere in me una certa inquietudine. Stato intenso, non riuscivo quasi a respirare. Vabbè. Un po' più di coraggio, speriamo. No. Tanto si vede subito se ci dà più coraggio. Data male. Ah, ma noi la perizia ce l'abbiamo già decente. È vero, non mi ricordavo più. A posto. Si sta facendo tardi, andiamo a dormire, ok? Sì. Ok, quindi sì, buttiamoci un po' sul coraggio. Forse è meglio anche cambiare lavoro. Vediamo adesso. Aia, chi sta spammando così? E ho letto sul forum. Ottimo lavoro con quello stalker. Il mio phantom aficionado website è tornato utile, vero? No. Di cosa stai parlando? Va tutto bene, non c'è bisogno di dirlo. Dentro di me so che è stato utile. Comunque ora sono a Shibuya. Mi piacerebbe discutere con te delle vostre prossime strategie. Ti aspetto al diner di Shibuya. Cerca di passare. Ok, quindi penso voglia essere un mio possa essere un mio confidente. Anzi, sì, è vero, abbiamo già sbloccato questo qua, me l'ho anche dimenticato. Allora, come vanno le cose con le attività speciali? Sì. Allora, sto alzando tutta la notte, ogni notte, per gestire il fan site. Credo si dica fare il PR. Fan site.
I fantaladri. Un po' troppo patito sto qua, Buono. Ottimo lavoro. Adesso non ti allargare troppo.怪盗団はここの存在だからさ。残念だけど、俺には君たちのようなことはできない。でも、怪盗活動を盛り上げるなら任せてよ。会長を通じて怪盗団を宣伝しまくる。で、怪盗団の人気をコントロール。いや、プロデュースするんだ。いわば 怪盗団の戦略的広報担当ってとこ。センブラフィーガ。このロマン溢れる響き、君なら分かってくれると思ったよ。肩書き負けしないように、しっかり情報戦を制していくからね。ただ、この情報戦ってのが意外と体力勝負で。 掲示板の書き込みもいろいろあってさ、嘘っぽいのとか、世直し関係ないのとか、こういうガセで怪盗団の真実が埋もれたら元も子もなくなっちゃう。ああ、大丈夫。そういうのを俺がきっちり仕分けるからさ。Quindi immagino che poi debba chiedere a lui le varie commissioni。なんと、うちの学校の噂。まずは身近から。 Mishima sembra motivato. Sapevo. Ottimo. Nessuna nuova abilità però, peccato. Ora Mishima ti fornirà informazioni sugli obiettivi nei memento. Dopo aver innescato un risveglio del cuore in un obiettivo, incontrare Mishima rafforzerà la vostra fiducia reciproca, facendo sì che lui ti fornisca più informazioni sui nuovi obiettivi. Niente, quindi è passata la giornata così. La domenica è volata, allora. Oh, bella. Senti questa. Prima stavo controllando il fansite e ho trovato un sacco di commenti di hater dei ladri fantasma. Sono così arrabbiato che mi è passato il sonno. A questo punto preferisco stare sveglio a rispondere. Stare sveglio a rispondere. Niente male, gestore d'immagine. Rappresentante strategico della gestione dell'immagine. Il titolo è importante, cerca di ricordarlo, ok? Beh, ce la metterò tutta, sta a guardare. Beh, il dovere mi chiama, devo prepararmi per la battaglia del fansite. Sarà una serata folle di moderazione e ban. Boh, così facciamo un po' di pulizia, ragazzi, e via. Ci vuole proprio. Ecco, purtroppo è già sera. Fuori dalla porta era giorno, adesso è sera. Gli esami intermedi si avvicinano, vero? Faresti meglio a studiare. Il diner Shibuya di cui parlava Mishima sembra un buon posto per studiare, vero? Ora puoi uscire la sera, che ne dici di provare? Il programma di televendita va in onda oggi, vuoi dare un'occhiata alla TV? Ok, lui ci dà anche un incarico. Beh, prima facciamo un po' di spesa magari alla televendita. Set rilassante. Set bionutrienti.
Perché dovrebbe interessarmi questa roba qua del giardino? Beh, io lo compro, ragazzi. Così per curiosità proprio. Ok. Poi vediamo un po' se possiamo migliorare con lui il legame. Sento di potermi avvicinare. Non penso che il mio legame. Ok, quindi è a posto, rifiuta. Quindi abbiamo due possibilità: o andiamo a studiare, oppure si aumenta il coraggio. Però Morgana mi aveva anche detto di andare là. Tra l'altro, quando sono gli esami? Attenzione. Dovrebbe essere questa settimana, purtroppo, vero? Iga. Sono molto vicini. No, io vado a studiare per sicurezza. Mi attenderà il dinner, eh? A Shibuya. Andiamo a Central Street, andiamo a vedere un po'. Tanto i caricamenti sono veloci, quindi facciamo presto. Però dov'è che siamo andati con quello là? Che si chiami Shima lì, che cazzo è? Nuovo libro. Minaccia Majed. Libro sul gruppo di hacker Majed per una conoscenza di crimini su internet. Via, compriamolo, ragazzi. Quasi quasi faccio anche un salto all'armeria. Quello qua, Mishima. Ricordi quel gruppo che tempo fa diceva di hackerare il sito web in nome della giustizia? Riponevo molte speranze in loro, ma alla fine si sono rivelati solo degli impostori. I veri eroi sono i ladri fantasma, voglio essere d'aiuto il più possibile. Questo amore di informazioni mi tiene molto occupato, c'è così tanta brutta gente al mondo. Comunque più tardi ti scriverò, spero vorrai leggere i miei messaggi. Ok. Ah, è vero, dovevamo parlare anche con lui del sacchetto. Molto male. Capiti al momento giusto, c'è un piccolo cambio di programma, il sacchetto di carta dell'altro giorno è tuo. L'hai trovato in giro, non ha niente a che fare con me, intesi? Non l'ho visto, non l'ho toccato e non ne so niente, ci siamo capiti? Ok, mi ha regalato la pistola, quindi. In tal caso vattene, puoi guardare le vetrine da un'altra parte. Quella replica di arma modificata dovrebbe essere abbastanza potente per gli scontri nei palazzi. Chiediamogli cosa c'era dentro la borsa. Non aver paura, Franca, chiediglielo. Mi manca il coraggio. Niente, quindi poi devo per forza salire di coraggio. Qua abbiamo tutto, non c'è niente di nuovo. No. Peccato, pensavo ci fosse qualcosa di nuovo. Però possiamo vendere le nostre cose. Eccole qua. Che erano un sacco di perle. Vieni tutti i tesori. A posto. Se hai fatto tornare a casa, questo non è posto per ragazzini. Adesso andiamo a vedere subito la cosa ci ha dato. Sarà la pistola per Frank, immagino. Eccola qua. Ok, allora è molto più forte. Ha meno precisione e ha la metà dei colpi. Non lo so, sinceramente, però, Forse mi conviene tenere quella vecchia. Perché se ha il doppio dei colpi potrei anche fare più danno. Niente, allora per ora teniamola così. Poi magari possiamo anche provarla, non è un problema. Poi, qua cosa c'è? Negozio di abbigliamento.
Volevo andare qua. Dove siete stati oggi con Shibuya? Sì, con Shibuya. Che a Shibuya oggi con quello lì? Per caso di fame possiamo anche optare per qualcosa di più costoso e ho. Il resto è tutto perizia. Niente allora. Lui già fatto. Eh sì. Qua c'è la sala giochi. Ah, qua è il 777. Niente, allora, torniamo pure a casa e direi di metterci a studiare. Ma sì. Oppure aumentare il coraggio. Bella questione. No, studiamo, dai. Però non so. No, dai, non lo so. Io no, fare il coraggio, dai. Facciamo il coraggio. Mi sento di fare il coraggio. Boh. È l'unica cosa che non è ancora salita e mi va di essere più coraggiosa. Beh, prima salviamo. Metti che va male qualcosa. Scusate la mia indecisione, ma qua davvero bisogna pensare un po' a tutto. Ci sono gli esami vicini. Direi che per quest'ultima sera forse guardiamo una serie TV e poi dopo ci mettiamo sui libri, dai. Via. Speriamo di non aver fatto cagate. Sempre la storia del... Ah, sì, sempre dell'investigatore, bla bla. Fino all'ultima puntata. Forse è andata bene. Mi sa di sì. Sì, e vai. Audace. Peccato però che... Sì, è giusto audace, no? Posso andare a chiedere anche al... a quella dell'armeria, mi sa. Subito. Prima dormiamo, magari. Magari. Sai com'è. Hanno giocato troppo al PC? Allerta polline. Cosa sono quegli occhiali? Per caso devi andare a fare snowboard? Dicono che i cedri fioriranno più tardi del solito, sai, per il cambiamento climatico. L'allergia alla polline è un vero schifo. Non potrei andare in montagna, neppure se lo volessi. Continua a lacrimare. Sembra terribile. Già, il notiziario diceva che l'allerta polline sarebbe iniziata più tardi quest'anno. Pare che le reazioni allergiche siano appena cominciate, come il prurito agli occhi. Proprio come il cattivo tempo, anche questo potrebbe avere effetto sui memento. Ragazzi, scusate, mi viene da ridere a pensare a quello di ieri, ai pollini. Che succede? Giorno. Che c'è? Male, molto male. Male, molto male. Non trovate che l'atmosfera a scuola sia un po' diversa ora? Intendi senza Kamoshida? Già, prima nessuno osava parlare di lui liberamente. Vero. Vorrei solo che qualcuno ci ringraziasse. Comunque sia, è andato tutto per il meglio. Dopotutto Kamoshida è stato punito per i suoi crimini. Per quanto mi riguarda abbiamo vinto. Sono d'accordo. Chissà cosa gli succederà da adesso in poi. Voglio dire, tutti sanno che è un criminale ora, no? Dovrà convivere con l'odio della gente per sempre. Molto probabile, ma non provo pietà per lui. Se l'ha meritato, assolutamente. No, cioè, no. Andata bene anche oggi, dai. Non capisco però perché ci sia l'allerta polline. Cosa mi interessa? E io ho delle nuove info per voi. L'ho letto sul fansite, ma non ho ancora sentito... Ma ne ho anche sentito parlare a scuola.
Comunque a scuola c'è un tipo che fa davvero troppo il bullo. Io vorrei aiutare la vittima, ma per me è impossibile. Ma scommetto che i ladri fantasma possono fare qualcosa in merito. Ehi, avete già risvegliato il cuore di quello stalker, perciò per voi sarà facile, no? Sarà uno scherzo. Siete fantastici. Il bullo ha i capelli castani e si può trovare spesso davanti all'entrata della scuola. Da quanto ho capito si chiama Daisuke Takanashi. Quindi allora, ha i capelli castani e si può trovare spesso davanti all'entrata della scuola. Daisuke Takanashi. So che potete farcela. Hai ottenuto delle informazioni su un nuovo bersaglio. So che questo è un piccolo caso, ma abbiamo un nome, quindi siamo in grado di considerarlo un bersaglio. Richiesta ricevuta. Abbiamo avuto delle informazioni da Mishima. Vediamo se la ritrovo. Vedo che siamo tutti qui. Vuoi andare nei memento, vero? Che stai dicendo? Non dobbiamo studiare per l'esame? Ah, ti preoccupi di questi particolari? Io preferisco tuffarmi nell'azione. È facile per te parlare così. Ogni modo non abbiamo nemmeno un bersaglio. In realtà quello non è più un problema. Mishima ci ha fornito alcune informazioni. Tempismo perfetto. Andiamo subito nel metaverso, allora. Faresti qualsiasi cosa pur di non studiare, eh? Controlla le tue informazioni su un obiettivo selezionando visualizza richieste al ritrovo o premendo triangolo per visualizzare le richieste nel menu principale. Una volta confermate le informazioni, puoi iniziare la missione selezionando esplora i memento. I memento possono essere esplorati anche senza obiettivi, ma il tempo passerà come durante un'infiltrazione in un palazzo. Sii prudente quando la scadenza è vicina. Ok, quindi vedi le richieste. Dobbiamo poi le richieste. Bene, ricordate qual è il passo cruciale che un ladro deve eseguire prima di poter rubare un cuore? Avanti, diccelo. Ah, intendi la lettera di sfida. Un momento però, l'avevamo inviata anche la scorsa volta? Il tesoro si materializza quando alteriamo il subconscio del bersaglio con la lettera di sfida. Questa è la regola quando abbiamo a che fare con i palazzi. Nei momenti, a quanto pare, possiamo colpire il bersaglio direttamente. Cosa? Non dobbiamo inviare la lettera di sfida? In questo caso c'è già qualcosa che funge da lettera di sfida. Mishima infatti ha scritto sul forum che i ladri fantasma stanno per arrivare. Trattandosi di un pesce piccolo, è sufficiente a instillare paura nel bersaglio. Quel Nakanohara deve aver letto i commenti di Mishima su di lui sul fansite. Ecco perché il navigatore l'ha rilevato. Ah, ma davvero possiamo lasciare che di una cosa così importante si occupi qualcun altro? I desideri delle ombre nei memento sono nulla in confronto a quelli dei signori dei palazzi, però i bersagli vanno scelti sempre all'unanimità, anche quelli piccoli. A ogni modo parliamo delle segnalazioni che abbiamo ricevuto. Qui si parla di un arrogante bullo dai capelli castani, frequente la Shujin Academy. Adesso però non si limita solo al bullismo, maltratta e ricatta gli altri ragazzi. È un bersaglio perfetto, forza, colpiamolo. Sicuro di non avere solo voglia di andare in memento? D'altro canto non possiamo lasciarlo fare, dobbiamo intervenire. Nessuna obiezione, vero? Allora se sei d'accordo possiamo andare, la decisione è unanime. D'accordo, ora dobbiamo solo colpire il bersaglio nel memento. Ok, difficoltà D. Progressi. Un bullo che abbaia e morde. Risvegliamo il cuore del bersaglio nel memento. Info. Ah, niente. Posto. Allora, quindi siamo pronti per andare. Sì, dai, andiamo. Perché nel palazzo? Beh, intanto salviamo anche qua. Direi che abbiamo fatto giusto con il coraggio. Dobbiamo... Ah, aspettate. Prima vado un attimo... Credo che andrò a studiare a casa. Vado un attimo a restituire il DVD. Poi va allo studio. Come la preparazione per l'esame? A proposito, una nuova medicina. Vorrei testarla su di te appena possibile. Puoi passare da me mia piccola cavia? Sento che presto il mio legame con Takimi si rafforzerà, ma... Decido dopo. Quindi c'è anche lei. Ragazzi, ma... Cioè, dovrebbero esserci dei giorni da 57 ore. Ah, ma ecco, guardate il polline, l'ho visto adesso. Pieno di polline ovunque. Beh, allora, devo un attimo andare a Shibuya per... A parte che adesso possiamo fare anche la sfida del Big Ben Burger, eh? Poi la facciamo. Devo andare un attimo a restituire il DVD.
Grazie, mi serve altro, non aggiungo DVD. Allora, aumenta il fascino o creare strumenti? Quindi perizia. Facciamo fascino, dai, stavolta. Adesso andiamo sul tetto. Di qua. Ritrovo tetto. Risalviamo. E niente, andiamo all'animamento. Che ore sono? Abbiamo ancora poco meno di un'ora. Quindi sì, possiamo farcela. Allora. Ma qua in fila del palazzo cosa vuol dire? Il palazzo di Kamoshida è collassato, ricordato. Dobbiamo sbrigarci a trovare un nuovo bersaglio importante. Ok, esploramento. Vediamo quanti bersagli abbiamo. Uno, allora si va. Attenzione, perché possiamo avere anche più bersagli, da quello che ho capito. Allora forse ci conviene fare qualcos'altro. Non lo so. No, dai, andiamo. Direi di andare, dai. Come si fa? Qua. Andiamo, andiamo. Andiamoci da fare, andiamo. Poi magari la prossima volta però conviene avere più bersagli, forse. Però non lo so, magari fatto ogni bersaglio dobbiamo tornare indietro. Tra l'altro bisogna anche raccogliere mica anche i fiori per il bambino con i vestiti bianchi. Puoi viaggiare velocemente all'interno di Memento. Apri la mappa con R1, seleziona la panoramica di Memento e scegli dove andare. È possibile farlo solo in determinati luoghi, come l'entrata di Memento e le banchine dei treni alla fine di ogni area. Ah già, prima di entrare lì ho una cosa per te. Go M per 2. Non ne ho altri, ora dipende da te, ok? E ciù, oggi il pain è fuori controllo. Avrà sicuramente qualche effetto sui Memento. Che vuoi dire? Beh, i Memento sono influenzati dalle emozioni del pubblico. Quindi le condizioni meteorologiche alterano le emozioni della gente e questo modifica il Memento? Non solo il Memento, anche le ombre all'interno. Il tipo di cambiamento dipende dalle condizioni meteo, potrebbe tornarci utile. Nei giorni di cattivo tempo, come quelli piovosi, i Memento saranno più pericolosi. Avrai però una chance di ottenere oggetti extra. Ti imbatterai in molti più nemici, ma talvolta potrebbero esserci dei nemici rari. Inoltre potresti trovare oggetti di maggiore valore, ci saranno più forzieri, sfrutta al meglio questa opportunità. No. Che succede quando c'è tanto polline? Non lo so di preciso, ma l'impatto sui Memento è determinato dalle emozioni del pubblico. Come ti sono sembrate le altre persone? Adesso che ci penso, alcuni compagni di classe hanno delle brutte allergie. Sembrano molto distaccati, a quanto pare i farmaci danno sonnolenza. Capisco, l'effetto sul Memento potrebbe essere simile. Nei giorni con tanto polline, oltre ai consueti effetti del cattivo tempo, nel Memento potresti trovare delle ombre addormentate. Dovrebbe essere più facile battere le ombre o ignorarle del tutto. Su, andiamo a scoprirlo. Non vedo l'ora di passare all'azione, facciamo. Quindi qua si uscirà, immagino. Quindi possiamo viaggiare. Se non ha senso. Andiamo anche a piedi. Entra nel Memento. Cosa vuoi fare? Partiamo dall'inizio, dai. Le ombre si sono spostate, allora la struttura di questo posto è davvero diversa. Beh, hai detto tu che cambia ogni volta che ci entriamo. Esatto, la direzione dei binari è cambiata di sicuro. Comunque dovremmo farci l'abitudine, muoviamoci. Sì, quindi è nuova. Mi ha fatto l'imboscata, no? Sì. No, questi non li sopporto. Mamma mia, non li sopporto proprio.
Ah, c'è allora la prossima abilità, non me la faceva vedere. Mi ero spaventata. Allora, mandiamo quello con Agi. Lui. One more, facciamo la staffetta. Hanno tutti Agi o Garu in mio posto. Vai con lui con Garu Agi. E lei. Dona il tuo potere per il rigenerante. Slime ottiene punti esperienza. Allora, ok, qua è bloccato. Qua si può aprire, vero? Me l'ho dimenticato. Frutto del diavolo e rompi muro. Forse era questa che è una fortuna. No, Grimaldello. Porca vacca. Mi devo ricordare di fare quei cacchio di Grimaldelli. E mi devo proprio ricordare. Questa è una grave, grave roba, eh. Onice. Là è chiuso. Andrei prima di qua. Il nemico più avanti sta attento. Non lo vedo. Ah, fide, però era una roba strana, quindi. Una volta finito che inizi di un bel. Chiudo. Niente cipolle per me. Voglio anche un uovo. Ho sempre paura di non riuscire a fare l'imboscata col pulmino. Tutto ok, vecchie conoscenze. No, staffetta. Boh, via tutti. Ciao ciao. Punti esperienza non fanno mai male. Non c'è un cacchio di punti esperienza. Continuiamo così. Andiamo a vedere un attimo qua. Vuoto. Poi qua. Sinistra. Vuoto. Qua si va avanti. Frutto del diavolo. Comunque si fa anche abbastanza in fretta. Banchina, proseguiamo. No, allora aspettiamo. Andiamo di là. Poi ottimo anche che con col pulmino si va anche abbastanza veloce. È addormentato questo qua. Però sulla mappa non è segnato, quindi mi viene il dubbio che ci possa essere anche qualcun altro, no? No, solo lui. Io allora lo proverei a battere. Potrebbe essere uno nuovo. No, vecchie conoscenze anche questa. Come è mancato. Staffetta, vai con lei che fa una strage. Ci danno più un level up però, addirittura. Ok, abbiamo aumentato un po' di robe. Ottimo, ottimo. Battaglia di grande stile, insomma, in grande stile. Erano delle cacchine quelle lì ormai. Sono ricomparsi dei mostri. Non sono comparsi di nuovo, ho visto. Sto
Tu vuoi fare forte, quindi uno di adesso. Saranno gli slime di sicuro. Ecco, potevo evitare allora. Un po' scemo sono, scusatemi, ma mi è venuto in mente dopo. Facciamo lei, che visto che prima non ha usato gli SP, ma non ho capito perché. Usiamo un Garu che chiede meno SP. Forse l'ultimo della catena non usa SP. Vediamo se ho capito bene. Forse era un'abilità passiva di qualcuno di noi. No. Due. Eh sì, ottimo. Molto bene. Stavolta però mi sa che li facciamo fuori. Adesso li facciamo fuori. Ma colpiscono solo uno o tutti? Non mi ricordo. Tutti. Quindi uno dovrebbe essere andato. L'altro forse no, perché è uno slime, quindi gli attacchi fisici non ha... Sì, invece. 40 punti esperienza e un bel po' di denaro. E verrà nuova abilità. Maragi. Danno la fuoco di giro a tutti i nemici. Questo qua ce l'hanno già da qualche altra parte. Molto bene. Ok, quindi adesso andiamo pure... Cacchio. Perché è rosso? Sto dormendo, ma... Perché era rosso, ragazzi? Ah, ok, perché è uno vecchio. Ok, attacchi fisici. No, filo, non troviamo niente. Lui è debole, eh? È al... Vaffanculo. Mi ho sbagliato. Ho sbagliato. Perché avrei bisogno di buffi. Eccomi. Fideo, ma toglie sempre tantissimo. Buff. Niente, mi dirà che non può. Ecco. Niente. Assalto. Poi però bisogna fare un'autoguarigione. Non si può neanche stare tranquilli comunque con le ombre, quelle più facili. Armatura pesante sporca. Tutti level up. Nuova abilità. Colpo fortunato. Alta chance di critico. Poi ci sarà Magaru. Tutti i nemici. Iniziano ad esserci le mosse ad area. Facciamo... Cosa fa questo? No, autoguarigione. Io però... Ah, è di là. Eccola là. Ah no, all'inizio ho cannato. Scusatemi. Qua la gente comunque continua... Niente, schiviamoli, eh. Cacchio. Sì, ce l'abbiamo fatta. Qua non c'è nulla, usciamo. Scende. Area 2, profondità. E l'ultima volta siamo stati qui, vero? Sì, come previsto la strada è ancora libera. Bene, è ora di dare un'occhiata. Io mi chiedevo se ci fossero anche qua le safe room. Ridalo di Ayatsuba. Ayatsabuzu. Ottimo lavoro. Certo. Quello è mezzo matto comunque. Mi ho incontrato di nuovo col tizio, come si chiamava? Intelligioso, giusto? È un ragazzino adorabile, no? Panther? Anch'io sono adorabile.
Certo, ogni modo ha detto che è in cerca di Fiore che vuole il nostro aiuto, giusto? Sembra persino disposto a ricompensarci, non credete che valga la pena aiutarlo? Suppongo di sì, ma chissà cosa ci darà, e se andassimo a cercarlo deve essere ancora nei paraggi. Mi sta anche bene, però ricordatevi che è rischiosissimo restare in un'area troppo a lungo. C'è quest'ombra spaventosa nei memento che ci darà la caccia se ci tratteniamo troppo. Di che cacchio stai parlando? Perché non ce l'hai detto prima? Se passi troppo tempo in un'area dei memento, un'ombra spaventosa chiamata il Mietitore potrebbe fare la sua comparsa. Il Mietitore è potentissimo, meglio non affrontarlo in combattimento. Se senti il rumore delle catene, abbandona l'area immediatamente. E va, ragazzi, sta venendo. Se lo troviamo velocemente, non dovrebbero esserci problemi su. Andiamo. Ragazzi, mi sta venendo male. Evitiamo di. Del diavolo, io. Cos'è quel 5? 10. Qua sono delle soste. Non è che passa. Io comunque sto tizio qua non lo incontrerei. Quello là ancora. Ah, sono i fiori che vuole il bambino. Niente, allora. Andiamo pure dal bambino un attimo. Ottimo lavoro. Che cos'hai lì? È proprio bello. Il mio cristallo è lussuria. Attenzione che magari ci fa una modifica interessante. Anello della lussuria. Ladro di talento, un trofeo. Cioè, prima che me ne dimentichi. Libro dei timbri. Ricordate quando ho detto di aver escogitato un gioco divertente da fare nei memento? Mi è venuto in mente guardando la metropolitana dall'altro mondo. Ciò dimostrerà anche che avete cercato i fiori dappertutto. I timbri offrono ricompense diverse rispetto ai fiori. Raccogli entrambi a più non posso. Esplorando il memento puoi trovare dei podi per i timbri messi lì da Jose. Otterrai solo un timbro per podio, ma dopo aver raccolto più timbri, Jose ti aiuterà con l'esplorazione. Buono. Allora hai dei fiori per me? Se sì, scambiali con me, ho degli ottimi articoli. Dunque, innanzitutto. Cosa vuol dire condizione di cambiamento? Posso modificare il movimento per te in molti modi diversi. Quando raccogli i timbri, otterrai punti che puoi usare per far sì che Jose cambi la condizione ambientale. Cambiando la condizione potrai aumentare la quantità di soldi, oggetti o esperienze che puoi ottenere nel memento. Potrai scegliere quale effetto aumentare investendo punti, usali saggiamente per proseguire l'esplorazione. Puoi ripristinare i punti investiti usando i fiori, tuttavia poi più punti avrai investito, più fiori serviranno. Per vedere il cambio di condizione corrente usa R1 per mostrare la mappa principale, puoi controllarne lo stato in qualsiasi momento durante l'esplorazione. Sì, ma a noi servono i timbri che non abbiamo, no? Scambio gli oggetti, invece vediamo un po' se c'è qualcosa in... Ah, è tipo una sorta di ambulante, però, nel movimento. Ti darò merci fantastiche in cambio di un po' di fiore. Parlando con Jose, nel movimento potrai scambiare fiori per degli oggetti. A seconda dell'oggetto che cerchi, la quantità di fiori necessari cambierà. Più l'oggetto è raro, più fiori serviranno. Questi fiori non possono esistere fuori dal movimento, quindi fai attenzione e perderai i fiori raccolti all'uscita. Ah ok, quindi i fiori non sono cumulativi. Niente, noi adesso ne abbiamo 10, quindi non possiamo prendere niente. Però teniamone conto.
Chance alta di infliggere vertigini a un nemico. Chance alta di infliggere sonno. Il pestino SP. Buono però, molto buono. Oh già, vorrei dirvi qualcosa riguardo quei fiori che state raccogliendo. Per qualche ragione non potete portarli con voi fuori dai memento. Spariscono e basta, è bizzarro. Sarebbe triste raccoglierli per poi vederli scomparire. Un vero spreco, dico bene. Non dimenticate di portarmeli prima di uscire dai memento, ok? Così dovrebbe andare, ben fatto. Ok, quindi io andrei... Ah, sono ricomparse. Io sto andando tranquillamente in giro quando ho visto ancora sta gente. Sono nuovi questi. Ok, forse uno zio ci servirebbe qua. Prima proviamo con una semplice pistolina. Ok, niente. Vabbè, ormai l'abbiamo fatto, quindi... Sì, è una fionda, però non è una pistola. Niente, proviamo con Bufu. Però forse è una cagata con Bufu. Resistita. Proviamo con Mirage, almeno lo facciamo tutti. Però non ho visto nemmeno quanto costa. Boh, a posto. Che culo, ragazzi. Donami il tuo potere. Mi prudono gli occhi. Se proprio devi puntarmi quella cosa contro, puoi almeno darmi un po' di gocce per occhioni? Non consegniamo. Ok, ci penserò io. Allora parliamo. Voglio scoprire se sei un umano strano oppure no. Ironico, un'ombra con espressione solare. Cerchiamo di non essere da meno. Volevo chiederti una cosa. Sei pronto? Quando avevi la mia età, cosa sognavi di diventare da grande? Quindi è giocoso. Allora, se è giocoso, mi sa che dobbiamo comportarci allo stesso modo. Do un attimo un'occhiata, ragazzi, sempre per sicurezza, perché non vorrei... Mi sono segnato da qualche parte le cose, no? Ben lento, mamma mia. Ok, eccoci. Quante se ne sono aperte. E niente, è incredibile, è incredibile. Un secondo proprio e arrivo, eh. Trovato. Allora, giocosa, vogliono risposte spiritose, disprezzano le serie o le vaghe. Quindi, andate per professionista? No. Non avevo alcun sogno. Ah, ma non ho sbagliato. E senti, l'altro giorno ero a fare compere con la mia mamma. Mi ha detto, te lo compro mentre torniamo a casa, ma poi non l'ha fatto, non è giusto, non trovi? Lo compro io. Non fa niente, grazie per il pensiero però. Sai che a volte mi somigli, signora? Aspetta, ma che mi sembra di ricordare qualcosa. Ah, quindi ce l'abbiamo fatta anche se abbiamo cannato una risposta, ragazzi. Beh, buono. Non sapevo se potesse. Forse è un'abilità passiva che abbiamo, ecco, riserva piena. Fammi un attimo vedere, allora. È questo qua, no? Quello nuovo. E... oh, attenzione. Questo non ce l'abbiamo, dobbiamo assolutamente averlo. Lui è Garu, eh. Cosa sto dicendo? Se a Garu sapete che quasi quasi tiro via lui? Alla fine anche lui c'è IA, e non lo usiamo mai. Sì, dai. Lui? No, lei cura. Che lei però cura. No, dai, deciso, tiro via lui. Non lo uso mai. Sì. Aspetta, cosa fa? Vai su di però. No, dai, via. Mi è sempre stato sulle palle quello lì. Via, via, via. Quindi ricordiamoci che abbiamo troppe persone.
Ma è un labirinto. Un timbro. Timbro. Questo qui, e qui c'è un affare per i timbri, magari è quello di cui parlava Jose. Solo a guardarlo mi viene voglia di timbrare tutto. Scar, sei proprio un troglodita. Ha detto di cercare anche questi oltre ai fiori. Timbriamolo, Joker. Punto trovato. 1 su 8. Sali sul furgone. Là c'è un tizio che bisogna per forza affrontare. L'ho visto. Noi siamo andati comunque incontro, non so. No, gli slime schifosi. Oh. Niente, ma lei spende molto per quell'attacco di fuoco? Probabilmente sì. Ega. Vai. Posto, li tira tutti. Una strage. Cazzo succede? Pietra glaciale cade. Esplosa. Boh, ciao ciao ragazzi, via. Dovrebbe darci un po' di punti esperienza questo? Sì. E adesso non esageriamo. E un attimo. E niente, c'ha il grimaldello anche lui. È impossibile, sono tutti col grimaldello. Però io volevo. Ci sono altre cose che non ho visto. Niente, lui. Lo sfidiamo perché mi sta proprio sulle balle e continua a girare. Poi sarà uno vecchio. Sì, e vai. Come prima facciamo. Boh, maledetta cade. Via. Vittoria in grande stile. Qua è chiuso. Boh. Sì. Allora io andrei prossima stanza. Sperando che il bambino ci segua nelle altre stanze. Si scende all'infinito, quindi non ho capito io. Anche quando i nemici ci scoprono, il livello di allerta non sembra cambiare. Il momento sono diversi, gli altri palazzi esistono a causa di una sola persona, questo del popolo. Considerato questo, serve più di qualche intruso per alterare il livello di allerta. Bisogna fare qualcosa di così grave da essere considerati un nemico da tutta la popolazione. Perciò sta attento, Scalo, ok? Ma sta zitto. Avverte il nostro bersaglio in quest'area. Se tacciamo questo piano. Ok, però sarà abbastanza grandicello, il piano, cioè il memento. Poi bisogna fare attenzione a quello là. Qua c'è un fiore. È là. Poi volevo dare un attimo un'occhiata qua in giro. Un'ombra, cosa facciamo? È addormentata, quindi assolutamente non la svegliamo. Anche perché abbiamo visto che sono quelle ancora piccoline. Qua c'è un'altra ombra addormentata. Ed è ancora di quelli vecchi. Quelle vecchie. Un sacco di fiore. Proprio lì davanti, caspita. Da un po' che non li vediamo, Ma forse me li farò un attacco normale, via. Fa vedere? Sì. No. Dormina. Vabbè. Si sveglia da sola così. Speriamo, È stato facile, non c'è nulla. Qua c'è qualcuno però.
che non è addormentato ed è uno slime sicuro. Sono gli slime schifosi, saranno. No, sono un po' un misto. Niente, facciamo Garu. Staffetta, facciamo lui. Bufu. Oh, no, no, Bufu, Bufu. Se uccidessi una mano. Vai. No, schifezza. Male molto. Ci pensi, amico? Se ci pensi, ci pure tu, eh? Così, un bel critico, però ovviamente sulla persona sbagliata. Non abbiamo una cippa. Evocazione. Male, molto male. Molto male, malissimo. Malissimo ancora. Vabbè, lui lo uccidiamo se no continua a evocare, non mi va bene. Niente. Dai, se lei l'ha ucciso, tu lo ucciderai a maggior ragione, no? Perfetto. Un po' di punti. E dai, sì. Ragazzi, stiamo perdendo. Qua però c'è un timbro, lo prenderei, eh. Anche se poi non scendiamo, io comunque il timbro lo prendo, eh. Ok, quindi qua abbiamo visto, dai. No, no. Vaffanculo. Però non abbiamo fatto l'imboscata, così potevo aspettare un attimo. Niente, un bel Garu. Agi. Age. E infine lei. Perché devo l'inverde? Toh, Maragi. E ci salutano, amici. Ma che soddisfazione quando fai queste cose qua. Davvero da proprio soddisfazione il combattimento. Non ti annoia, eh? Per nulla. Vittoria facile. Adesso non ho ancora visto di qua che c'è un tizio che è un cavaliere di merda. Ho fatto l'imboscata. Qua serve subito il Bufu. Colpo fortunato. Boh. Poi fai un rompiforma perché abbiamo ancora l'imboscata. Staffetta. Danni aumentati. Lui. Facciamo un bel Bufu. Ah giusto, tocca ancora a me. Un attacco. Anche attacco. Loro possono tanto attaccare. Forse lo uccide. Eh sì. Che buco. Che buco, ragazzi. E di qua. Ok, quindi forse anche qua abbiamo visto tutto. No. Sì, c'è la mini parte, quella dove c'è il nostro bersaglio. Andiamo dritti dal nostro bersaglio. Prossima volta poi magari ci conviene partire direttamente da qua. Però non lo so, dobbiamo andare prima dal nostro amico. Vai alla zona superiore.
Vabbè, zona inferiore, allora ho sbagliato. Non so, ragazzi, mi sono perso, non so più. No, dobbiamo rifare tutto. No, è ripartito dall'inizio, ho sbagliato, ho fatto una cagata. Fanculo. Entriamo dritti al nostro amico, allora. Non è di qua. Scusate, ma non so, cioè, è la prima volta che faccio il memento, quindi... Quindi non so bene come funzionano, eh. Vai di qua. Andiamo. Ho aperto il bersaglio più avanti, vuoi entrare? Andiamo. Vediamo un po'. Quella è l'ombra di Takanashi, vero? Questo è un gran prepotente. Da quel che so, ricatta le persone per estorcere denaro, quel genere di cose. Se non riusciremo a risvegliargli il cuore, potrebbe diventare ancora più prepotente. Andiamo. Non è colpa mia, sono loro che non reagiscono. Che motivo è? Come fa a essere colpa loro se tu non gli dai alcuna scelta, eh? Sei un vigliacco, fai il prepotente con i più deboli solo perché non possono reagire. Che cosa? Voi siete tanti e io uno solo. Voi ladri fantasma siete una specie di banda? Protettore della giustizia è un cazzo, vi vantate tanto, ma non sapete cosa dire. Cosa dite? Ah, che bello. Sei tu che non lo sai, addosso. Quindi questo penso che non si possa catturare. Ve l'ho già detto, non ho fatto niente di male, ascoltatemi, maledizione. Mi sembra che sia debole al fuoco, però lui non ha il fuoco. Proviamo con un Garo prima, dai. Niente. Allora lui farà un bel fuocherello. No. Tocco del male, mo... Trema di paura. Abbiamo provato con il fuoco, eh? Fuoco e Garo abbiamo fatto, no? Niente, lo addormentiamo. Tecnico. One more. Io farò uno zio. No, resisto lo zio. Niente, proviamo... Un bel critico. Niente. Sto tremando di paura. Proviamo con un... No, Fibufu secondo me lo assorbe. Proviamo con la morte o con la luce. Mandiamo lui, dai. Franca vacilla. Colpo fortunato, eh. Amore. Manca. Niente, rimettiamo nel mondo dei sogni. Eh sì. Sa. Io farei un bello zio. Riproviamo il colpo fortunato. Speriamo di rimetterlo un po' a terra, ma no, ovviamente no. Lui c'ha paura. E niente. Sto morendo di fame. E niente, stavolta è mancato. Molto male. Dobbiamo rischiarla? Lui come è messo? Dai, vai. Ci ho detto una pippa. Ma quanto è utile media? Possiamo finalmente attaccare con Eiya?
Hai visto che ho rievocato Arsenaro? Lo sono andato a prendere. E dai. Niente incredibile. Adesso gli sparo addosso io. No, faccio un attacco normale. È andato. Abbiamo riempito di soldi. Boh. Ma se non lo faccio mi faranno del male. Non voglio che mi prendano altro denaro. Di che stai parlando? Se non lo faccio sarò io a subire prepotenze. Non voglio. Oh, adesso capisco, c'è qualcuno di più potente dietro. Questo tizio prende ordini da lui. Ehi, non hai appena detto che è colpa di chi non si ribella? Quello... vi prego, aiutatemi. Va bene. Grazie, grazie fantastici, ladri fantasma. Questo tizio è molto volubile, vero? Conto su di voi, me l'avete promesso. Va bene, ma scusati con le persone che hai maltrattato. Bene, abbiamo un tesoro. Frullato proteico. Bene. Richiesta completata. Ok, adesso possiamo scegliere se andare via o stare qua. Adesso che si fa, esploriamo ancora. Non ci sono altri bersagli in quest'area. Quella è la nostra prossima mossa, Joker. Proseguiamo, perché volevo un attimo andare dal tizio, dal bambinetto. Quindi andare a cercare il bambinetto. Autoguarigione. Non posso fare... No, non posso trasferirmi velocemente, mannaggia. Bene, allora siamo obbligati a uscire, mi sa. Non lo sapevo, quindi... No, non è vero. Tutto giusto. Torniamo su un attimo. Qua... Dovrebbe esserci il bambino. O me lo sono sognato. Qua dietro c'è un tizio, dai, subito lì. Sta addormentato, voglio sperare. E l'ho vista anch'io, eh. Si è svegliata. Ma come? Pensavo non si potesse... vacca, pensavo non si potesse svegliare. Ma che sfiga. A parte che stavo traparando il sedere, quindi poteva anche darsi, ma vabbè. Calma, calma. Belgaro. Adesso via, mi sono... Ah, non posso fare... Ah, è vero, non posso fare la staffetta. È ovvio, no? Sì, ma... Cosa ho fatto? Sì. No, Frosty non è passato stasera. Stava studiando, non so. Ma poi stasera di sicuro si connette. Ammo. Buon ciao ciao amici. Diciamo nuovo livello. Buono, buono. Ma lei volevo... Ah, ma è uscita questa, niente. Allora bisogna per forza far così. Sì, però mi dispiace non aver visto il bambino. O lo vedo adesso, vabbè. Con i miei 88 fiori. Thank you.
Tanto qua c'è anche un timbro. Allora anche su può darsi che ci sia. Andiamo, che devo andare anche a spegnere. No, ho appena fatto lì una richiesta. Poi ho sbloccato, vedi, i timbri e i fiori, quindi è proprio la seconda volta che ci entro. Che palle sti qua. Però mi piace questa cosa qua di Memento, eh? Non me l'immaginavo. Sbatti. No, ho sbagliato. Dovevo chiamare lei. Fammi chiamare lei, dai, dai, dai. Boh, ciao. Addirittura. Ah sì, ce l'ha anche qualcun altro. Dobbiamo fare lo slalom. Tutto normale. Qua nessun timbro, no. Niente. Ah, ma il bambino coi fiori fa niente. Questa volta fa niente, che siamo un po' di fretta. Già detto che i fiori come... Ah, sì, lo so. Faremo compra da qualche altra parte, che ti devo dire. Ottimo. Secondo palazzo non ho ancora sbloccato. Ma tanto sì, ho fatto ordini alla tele. Cioè proprio ieri ho sbloccato le richieste queste qua, quindi c'è Mishima che mi sta gestendo il sito web. Ed è la seconda richiesta questa. E niente, adesso comunque spengo. Che fra poco dobbiamo essere su Discord. Va bene ragazzi, grazie per averci seguito. Oggi dunque è venerdì, quindi noi ci vediamo molto probabilmente lunedì sera. Sì, lunedì sera sicuramente. E grazie a tutti per averci seguito. Grazie Aro. E ci sentiamo dopo se anche tu sei su Discord, allora. Risalvo perché è la mia mania, ho sempre paura di non risalvare. Grazie per il follow, Dezu. Grazie mille. E si va a letto magari dopo, non adesso. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao Aro, dopo se ci sei allora. Buona serata.